Bruno Mancini, Fessure Archibugiere. Un giorno di giugno c'era forte calura, un turbine, piombata sulle coste del Tirreno. Sognavo l'impossibile. Il naso sotto falda di sombrero, i piedi nella pozza, tra scogli e granchi, il sigaro spruzzato di salsedine. Braccia cuscino per la testa, occhi tra i merli. Fessure archibugiere. Ti voglio nella mente. Talessi a posti singoli. I sogni non scarrozzano le coppie. Dici di averti qua e siamo sicuri che sei ancora con me per tanto tempo. Certo. In prima linea, come sempre. Vieni le tue paroline, vieni Adriana. Grazie ancora. Ciao. Adriana, io dico che è una poetessa di primo piano. Grazie. Però lei è di madrelingua rumena, scrive in italiano in una maniera stupenda. Sì. Infatti io penso in italiano, non penso più in rumeno quando scrivo, quando mangio, quando qualsiasi cosa faccio. Sì, in italiano. Delle cose bellissime. Grazie. Comunque pure io sono molto affezionata a te, che mi hai dato l'info di andare avanti, quando sono stata male mi hai dato l'info di andare avanti. Ti ringrazio per il premio ricevuto l'anno scorso. Sì, adesso hai fatto un altro bel libro. Sì, adesso con le immagini tratte da Mario Ceroli. Mario Ceroli, per chi non lo sapesse, è uno scultore italiano di primo livello, quello che ha fatto il cavallo di... Ce l'ho portato presso. E lui ci ha fatto dono negli anni scorsi, ma forse ce l'ho lì, di un suo lavoro per la copertina di un nostro libro. Quindi la nostra antologia ha avuto il piacere di poter essere stampata con in copertina un'opera di Mario Ceroli. Non ci sono problemi per questo, lo sai. No, abbiamo fatto delle cose molto belle con il nostro Mario anche. Sì. Adesso ho preparato questo libro qui. Che bello, bellissimo, grazie. L'abbiamo compito. Grazie. Poi lei scrive delle cose che sono anche un po'... Vogliamo leggere una? Sì, dai, guarda. La fai tu? Leggo a caso, eh? Leggi a caso. Fa delle cose... Leggo a caso, tra l'altro, insomma, Michela Adriana potrebbe essere una delle persone che invitiamo ai nostri reading, no? Assolutamente. Sì. Puoi raccontare mentre io vado a caso? Sì, che ogni mese abbiamo un appuntamento mensile dedicato alla poesia, quindi... organizziamo proprio in questo spazio dei reading aperti. Bellissimo. Ovviamente a tutti i poeti che vogliono venire a leggere o no, anche chi non ha magari
mai scritto e vuole provare a scrivere, venire a leggere il proprio testo, quindi ovviamente sono aperti a chi vuole aderire. Ogni mese scegliamo un tema, quindi io con Chiara, io propongo il tema, Chiara approva se il tema può andare. E io diciamo proposto che solo la poesia erotica. Esatto. Ed è tutto iniziato dal mio compleanno, in realtà, perché abbiamo organizzato una festa dedicata alla poesia con tutti gli amici. È la luna, era il tuo pianeta. Esatto, e quindi da lì è partita l'idea di fare ogni mese un incontro mensile qui con tutti i poeti. Fatti venire. No, ma lei è così, dobbiamo documentiamo. E ti ringrazio Bruno. Perché no, da questa bellissima iniziativa poi ogni mese ci incontriamo, quindi il prossimo appuntamento è il 12 febbraio e il tema che abbiamo scelto, essendo ovviamente periodo di carnevale, è la maschera. Quindi ho anche invitato i poeti a venire, chi vuole, indossando proprio la maschera. Ma prima del 12 febbraio c'è anche la prossima settimana, il 29, il 29 gennaio, dedicato all'opera lirica, con anche quadri, quindi saranno quadri. Come si fa per partecipare? Quali sono i tempi per poter aderire? In realtà abbiamo una mega chat dove Chiara ovviamente aggiorna tutti i partecipanti, quindi chi ovviamente vuole può mettersi in contatto direttamente con Chiara, oppure potete scrivere a me e poi ovviamente diciamo ci sono gli intrecci di comunicazione. Poi ogni settimana viene realizzato comunque, in base agli appuntamenti, in comunicato stampa che viene diffuso ovviamente anche tramite la stampa nazionale, quindi viene diffuso ovunque, sui social, nelle testate nazionali, e ovviamente l'importante, come dico sempre, è quello ovviamente di dare voce e spazio soprattutto ai giovani, quindi cerchiamo ovviamente di accogliere tutti, ma anche di accogliere nuove voci, quindi lo spazio per chi vuole anche provare a scrivere, a entrare in questo mondo. Carnevale. Le maschere possono essere anche le maschere. Adesso leggiamo qualcosa. Sì, leggiamo una cosa bellissima che ho trovato di Adriana. Alibi. Chissà com'era la terra prima dell'amore. Forse colma di anime fluttuanti, usa e getta, con la paura del tempo, che sotterrava piano i silenzi ghiacciati della luna. Una volta l'ho messa nella tasca di jeans. Si è sporcata dei miei demoni ed è andata via scivolando verso Washington, come una bambina con un Kalashnikov in mano, per sparare i sentimenti sprecati. Grazie. Essendo ovviamente periodo di carnevale, è la maschera, quindi ho anche invitato i poeti a venire, chi vuole, indossando proprio la maschera. Ma prima del 12 febbraio c'è anche la prossima settimana, il 29, il 29 gennaio, dedicata all'opera lirica, con anche quadri, quindi saranno quadri. Come si fa per partecipare? Quali sono i tempi per poter aderire? In realtà abbiamo una mega chat dove Chiara ovviamente aggiorna tutti i partecipanti, quindi chi ovviamente vuole può mettersi in contatto direttamente con Chiara, oppure potete scrivere a me e poi ovviamente diciamo ci sono gli intrecci di comunicazione. Poi ogni settimana viene realizzato comunque, in base agli appuntamenti, in comunicato stampa che viene diffuso ovviamente anche tramite la stampa nazionale, quindi viene diffuso ovunque, sui social, nelle testate nazionali, e ovviamente l'importante, come dico sempre, è quello ovviamente di dare voce e spazio soprattutto ai giovani, quindi cerchiamo ovviamente di accogliere tutti, ma anche di accogliere nuove voci, quindi lo spazio per chi vuole anche provare a scrivere, a entrare in questo mondo. Carnevale.
Esatto. E carnevale esatto. Mi sarebbe quel carnevale. Le maschere possono essere anche le maschere. Adesso leggiamo qualcosa. Sì, leggiamo una cosa bellissima che ho trovato di Adriana. Alibi. Chissà com'era la terra prima dell'amore. Forse colma di anime fluttuanti, usa e getta, con la paura del tempo, che sotterrava piano i silenzi ghiacciati della luna. Una volta l'ho messa nella tasca di jeans. Si è sporcata dei miei demoni ed è andata via scivolando verso Washington, come una bambina con un Kalashnikov in mano, per sparare i sentimenti sprecati. Grazie. Grazie. Brava. E organizzi anche delle belle cose. E scrivi.
e ci vediamo ogni tanto, perché Ischia è la mia seconda patria. Io vado a Ischia, raggiungo quest'isola appena posso, da quando sono bambina. Ho portato anche mia figlia perché sono innamorata di Ischia. Sono veramente contenta, oggi pomeriggio ho visto delle persone alle quali voglio bene e voglio ringraziarvi tutti. Ho portato dei limoni alla nostra Chiara. Questi limoni vengono da una pianta che abbiamo comperato con mia mamma quando ero ragazzina a Ischia, era una piantina piccola piccola e adesso è diventata una pianta meravigliosa davanti a casa questa mia. È poesia. E questa, sì, e questa veramente è una poesia. Quindi io questa mattina, sapendo che venivo da Chiara, ho voluto portarle qualcuno di questi. Sono brutti, stortignacoli, però non c'è niente, non ci sono veleni, non c'è nulla. Quindi ci si possono fare i dolci, si possono spremere nell'acqua. Anzi, sono anche medicinali, antitumorali. Ho portato questa poesia. E poi invece voglio dire una poesia su Ischia. Adesso lei è rimasta molto colpita dalle disgrazie che noi stiamo avendo a Ischia, per gli esami, compagnia bella. Sì, anche perché ho tanti amici e quindi... Ci daranno testimonianze di questo. Sì. E poi l'ultima cosa che volevo dire è che la mia poesia dedicata a Ischia è stata anche pubblicata sul tuo Dispari e quindi grazie. Di Gaetano Di Meglio. Non vi posso di Gaetano Di Meglio e dove l'hanno niente di più. E niente, è un'emozione. Ogni volta che vengo qui dalla nostra Chiara, grazie a tutti. Scorta,
accoppiarmi con l'amico. Ho continuato su quelle per seguirti. E tu, il film di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace. T'ho vista, come sempre, un film di fiori. Ti udivo, soldocchi vissuti anatemi, precettori di suoi molesti, il pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista aguzza, precettori di suoi molesti, mentre il divino, lentamente, tornava negli abissi. Lima il mondo nei contrari, aliena è solo la speranza. Tu scorta martoriarmi con l'amico, ho consumato sole per seguirti. Grappoli, d'uva rossigna, tra le fiamme dei tronchi ardenti sfavillanti, una notte di cielo deserto, deserto nel cuore del deserto, deserto nel cuore del deserto. Penserò a te, malinconia, giovane, apache, di attesa e di passioni con occhi, dalle memorie affastellate, sopra i fumi dei tronchi assonniti nelle notti, di un cielo deserto, deserto. Deserto nel cuore del deserto, deserto nel cuore del deserto. Amerò gli sguardi squillanti, giovane apache, per la felice foglia dei tuoi sorrisi all'ombra di chimere, silenziosi sorrisi.